Mister, buongiorno. Buongiorno. Anche se ci dirà che questa domanda che le sto per fare è poco importante, io vorrei sapere quali sono le sue emozioni, quelle dell'allenatore, dell'uomo padalino, alla vigilia di una partita così importante. Passiamo alla prossima domanda. Quali possono essere? Di un uomo, ormai una persona che ha avuto la fortuna di diventare calciatore grazie alla possibilità che mi è stata data a Foggia, all'epoca lo staff tecnico, alla gente che mi ha fatto sentire molto importante anche per i risultati che abbiamo ottenuto quando eravamo dall'altra parte, quando eravamo calciatore. Quindi le mie emozioni sono sicuramente le mie, non sono semplicissime da spiegare. E credo che sia difficile anche trovare le parole giuste. Ovviamente sono importanti per il sottoscritto fino all'inizio della gara, nel senso che poi l'obiettivo sarà quello di provare a fare il nostro compito, come anche dall'altra parte cercheranno di fare il proprio. Quindi al primo posto, al fischio d'inizio, ci sarà sicuramente la squadra e il professionista. Tutto quello che succederà prima e dopo è un qualcosa che ovviamente condivido con me stesso e che difficilmente riuscirò a far partecipare anche altri, perché non è semplicissimo. Insomma, mi hanno dato la possibilità di fare calciatore a grossi livelli, ho fatto la Serie A con il Foggia e mi hanno fatto diventare professionista. Anche da allenatore abbiamo avuto una parentesi, diciamo, molto significativa. Per certi versi per me è stata un'iniziazione, perché è stata la mia prima vera esperienza da tecnico partendo dall'inizio, e quindi io devo sempre solo dire grazie. Poi è evidente che oggi occupo un ruolo importante per una società e rappresento un'altra città, e quindi il mio impegno sarà sicuramente massimale, come lo è stato fino ad oggi. Immedesimandosi in un allenatore, no? Cioè, risulta banale dire la preparazione di questa gara viene da sola, però sia da una parte che dall'altra magari ci sarà stato diciamo, il tentativo da parte dell'allenatore, appunto, nei confronti della squadra, di far passare un messaggio che questa è una gara come tutte le altre. Non sarà mai così, perché viene in un periodo particolare e probabilmente, se non decisiva, avrà il suo contributo sul peso finale del campionato. Beh, non è una partita come tutte le altre. Penso che già i numeri parlino da soli. Non è una partita come le altre, perché c'è in palio il primo posto, perché ci sono dei trascorsi che non si possono dimenticare, ma soprattutto perché c'è in palio il futuro di queste squadre. Ovviamente il risultato della gara di domani sarà importante, ma non decisivo. Questo penso di non essere banale nel dirlo, perché mancano ancora tantissime partite. Ovviamente ritaglia un pezzo di campionato importante e ti dà quella spinta per proseguire verso il finale con un'altra spinta, appunto, con un altro modo di approcciare le prossime gare, che devono avere sicuramente un seguito, sia che il risultato sia positivo che sia che il risultato sia negativo, perché non decide assolutamente nulla domani. Però è evidente che da entrambi le parti c'è il desiderio di fare il risultato pieno, questo è fuori discussione. Perché? Perché significherebbe, anche da un punto di vista psicologico e non solo per quello che può riguardare la classifica, dare un segnale forte alla tua diretta concorrente attuale, ma soprattutto mantieni la distanza anche da coloro che sono
abbastanza lontano oggi, che però hanno tutto il tempo anche loro di poter recuperare. Quindi per quanto mi riguarda io non la considero una partita come le altre, perché ovviamente c'è anche il mio trascorso dall'altra parte, e perché è un derby, perché in palio c'è qualcosa di veramente esaltante, e poi perché rappresentiamo due città che hanno dato esempio di sportività, di civiltà, ma anche di affluenza, come lo è stata a Lecce, così lo sarà a Foggia. Quindi un ambiente, io sono contento, e penso che anche il mio collega, ma anche gli stessi giocatori che sono i protagonisti in primis, di partecipare a uno spettacolo che è un lusso per la Lega Pro. Quindi questi sono aspetti che vanno tenuti in considerazione. E a proposito di ciò, devo dire che anche l'aspetto ambientale può essere influente, soprattutto prima della gara. Poi una volta che la gara inizia, ovviamente l'incitamento ci sarà lo stesso, ci sarà sempre da parte di entrambe le tifoserie un certo calore, però entrati nella gara poi credo che certe emozioni vengano messe da parte e il calciatore riesce ad isolarsi comunque. Quindi la partita dà tante motivazioni, dà tanti spunti di discussione, dà la possibilità di riprendersi il primo posto, ma allo stesso tempo anche di mettere in preventivo che ci può essere anche un risultato che nello sport ci può stare, quindi che noi tutti non ci auguriamo, ma che incontriamo la prima della classe. Quindi bisogna avere la massima attenzione e considerazione di una squadra che insieme a noi credo che stia facendo un ottimo campionato. Passando all'aspetto tecnico, ieri ha recuperato Marco, la possibilità di vederlo in campo anche se non da più. Mancoso ha recuperato clinicamente, ieri ha partecipato all'allenamento con noi aggiungendosi un attimo dopo, oggi lo ha svolto per intero, vediamo anche quello che saranno, diciamo, queste ultime ore a disposizione per eventualmente prendere una decisione in un senso o nell'altro. Il Lecce deve cercare di fare il Lecce, tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra che è cambiata molto come struttura, cioè non nella struttura ma nell'idea, o hanno provato a cambiare quelle che sono le idee rispetto a un passato recente che li vedeva così cercare delle trame diverse rispetto a quelle attuali. Dobbiamo fare una partita ovviamente di massima attenzione, cercando di non snaturarci, ma allo stesso tempo saper aspettare quando c'è da aspettare e riuscire a determinare quando c'è la possibilità di trovare gli spazi necessari. È evidente che l'idea, l'identità di una squadra non la puoi cambiare dopo 7 mesi per una gara, è ovvio, però quelle accortezze, quei particolari, quei dettagli che vanno curati o vanno un pochettino modificati tenendo conto della forza dell'avversario, sicuramente abbiamo provato a farlo, ma senza snaturarci più di tanto. Mister, di solito queste partite, andare anche a trovare uno stimolo potrebbe essere importante, no? Per cercare di conquistare i 3 punti. Potrebbe essere anche uno stimolo in più, le dico questa curiosità, sfatare il tabù Zaccheria, il Lecce non vince da 55 anni in quello stadio. E poi un'altra cosa, Agnelli ha detto il Lecce si troverà di fronte, giocherà contro un'intera città. Io le chiedo, il Foggia invece chi troverà di contro? Allora, lo stimolo penso che, come diceva prima il tuo collega, ci sia già, è intrinseco, non c'è bisogno di andare alla ricerca di ulteriori stimoli. È una partita
è così affascinante, rappresentata come dicevo prima da due tifoserie e da due città che hanno una storia calcistica e non solo, non indifferente. Quindi pensare che un calciatore abbia bisogno di ulteriori stimoli per sentirsi partecipe o protagonista di una gara del genere lo trovo un po' paradossale, però per quanto mi riguarda è evidente che noi cerchiamo di mettere nelle condizioni migliori i calciatori sia da un punto di vista fisico ma soprattutto da un punto di vista psicologico, quindi non credo che ne occorrano ulteriori di stimoli. Per quanto riguarda ciò che ha detto il capitano del Foggia, è così, lo è stato qui per loro quando hanno incontrato noi, hanno incontrato un'intera città che spingeva per il Lecce, ci aspettiamo altrettanto, non vedo nulla di particolare, cioè è una cosa talmente scontata che sapevo anche prima, no? Chiaramente Agnelli ha rafforzato il concetto, ma lo sapevo anche prima, se non lo diceva lo sapevo già, ma è giusto che sia così. D'altra parte, spesso lo dite anche voi, giocate con il dodicesimo uomo in campo, a Foggia ma anche a Lecce, credo che quest'anno il dodicesimo uomo in campo ci sia stato sempre, è un qualcosa alla quale siamo abituati. Mister, si guarda soprattutto anche alle caratteristiche, è inutile dire, Foggia ha una compattezza di squadra, anche elementi di un certo livello, però sicuramente è andato magari a scovare qualche punto debole che avranno. In merito anche alle caratteristiche dell'avversario ci saranno, suppongo, anche delle scelte di Padalino. Beh, un avversario forte, compatto come dite, ma come dimostra la classifica, non che ce ne sia bisogno, però come tutte le squadre hanno anche loro dei momenti dove possono concedere, questo è fuori discussione, ma non solo il Foggia, non solo il Lecce. Real Madrid, Barcellona, la Juventus, è ovvio che sono gare dove devi cercare proprio di ridurre all'osso la possibilità anche di una minima distrazione, perché potrebbe creare i presupposti per andare in vantaggio per una o per l'altra squadra, difficilmente poi recuperabile, anche se le partite durano 100 minuti, ma l'idea è quella che comunque nel corso, nell'arco del tempo devi cercare di essere sempre nel tema della partita, non puoi pensare di distrarti o di concedere qualcosa. Ovvio che ci sono degli aspetti che abbiamo messo alla quale abbiamo dato la priorità, e poi ovvio sta a noi riuscire a cogliere l'attimo, però altrettanto vero che loro faranno lo stesso con noi, quindi da questo punto di vista dovremmo essere molto bravi a cercare di non concedere quello che potrebbe metterli nelle condizioni migliori di esaltare le proprie caratteristiche. Mister, un'ultima cosa, come sta Marconi? Perché abbiamo visto nella giornata quando si sono aperte le porte ai tifosi, è sembrato che si stesse allenando a parte, solo questo. Sì, ha avuto un risentimento al ginocchio, non ha svolto tutta la settimana con i ragazzi, ma ha fatto un lavoro differenziato cercando di fargli svolgere in maniera alternativa altro lavoro, però voglio dire, se fa questo mestiere qualche acciacco ce l'abbiamo sempre tutte le settimane, pensare di avere gente sempre al top è difficilissimo, però è vero, ha fatto differenziato all'inizio di settimana, questi ultimi due giorni invece si è, come Mancosu, aggregato al resto della squadra. A quanto pesa il fatto che poi dopo questa partita il Lecce avrà una partita in più in casa e poi Sicuramente può essere un aspetto positivo, ma arrivate alle ultime battute la differenza non è tanta, soprattutto se in mente hai ben stampato l'obiettivo, quindi il fattore campo è determinante
soprattutto per squadre che hanno a disposizione una tifoseria come la nostra, come quella del Foggia, però è ovvio che se giochi per certi traguardi devi essere in grado anche di non tener conto di tale aspetto e andarti a giocare le tue possibilità anche fuori dalle mura amiche. Quindi, siccome credo che sia una che l'altra squadra sia in grado di fare ciò alla personalità, nei singoli ma anche nel gruppo, è un aspetto che è relativamente importante.